Siamo in compagnia del mister Mauro Melotti. Mister, possiamo dire che ce l'abbiamo quasi fatta. Bisogna andare a Giulianova per cercare i tre punti e soprattutto concentrati al massimo. No. Non mi piace sentire questo discorso, perché domenica per noi sarà una partita difficilissima. Non c'è bisogno che vi ricordi quello che è successo a Pescina domenica scorsa. Perciò noi domenica dobbiamo andare là molto concentrati, ancora più che col Verona, perché è una partita che decide veramente il campionato. È l'ultima, non abbiamo più possibilità di riprenderci, perciò noi andremo a Giulianova col massimo della concentrazione. Facendo un passo indietro, possiamo dire che domenica è stata soprattutto la vittoria della vita del mister Mauro Melotti? No. Domenica è stata la vittoria della squadra. Io ho fortuna, e questo l'ho detto anche in tempi non sospetti, quando noi ricevevamo delle critiche da tutte le parti, che ho sempre avuto l'onore di allenare questo gruppo di ragazzi. Sono molto orgoglioso di loro e questo è un successo completamente loro. Io ho fatto solamente il mio. Quando succedono queste cose, il merito è sempre esclusivamente dei ragazzi. Domenica l'hanno dimostrato. Venerdì scorso in conferenza stampa si è lasciato andare una battuta: se Rini va ai playoff, lei li vuol vincere. Beh, chiaramente se ci arrivo non vado sicuramente per fare una passeggiata. È già un paio di volte che non arrivo all'obiettivo. Questa volta sicuramente qualcuno mi dovrà dare una mano da qualche parte, perciò io sono in credito con i playoff, e se ci arrivo questa volta, perché non ci siamo ancora arrivati, non dimentichiamolo, faremo di tutto per vincere. Giulianova è partito con un organico molto giovane, forse sta pagando di questo campionato questo, perché comunque è al penultimo posto in classifica. Un suo resoconto sull'avversario? Ma sì, sull'organico giovane sono d'accordo, però non dimentichiamo che anche degli organici molto più navigati del Giulianova si trovano in condizioni non propriamente consone a quello che erano le aspettative dell'inizio del campionato. Una squadra che corre, una squadra che si sta preparando per l'obiettivo che purtroppo ha raggiunto. Conosco l'allenatore, è una persona molto seria e molto onesta, e sicuramente non ci reclamerà niente. Bilancio di questo campionato, ovviamente fermandoci alla partita di domenica scorsa? Ottimo. Ripeto, i ragazzi hanno fatto un grande campionato. Per le aspettative troppo esagerate che erano state poste su questo gruppo, i ragazzi hanno fatto un grosso campionato, nonostante le famose sconfitte esterne, che non mi va neanche di ricordare, perché sembra che si ricordino solo le sconfitte esterne, non si ricordano invece le vittorie. Penso che siamo una delle squadre che ha vinto più di tutti insieme al Porto Gruaro. 14 vittorie non sono un biglietto da visita scarso. Perciò io ringrazierò sempre questo gruppo per quello che ha fatto. Non le chiedo i nomi, ma c'è qualche giocatore di questo organico che può ambire a giocare in Serie B o addirittura anche in Serie A? Ma questo me lo auguro con tutto il cuore, ce ne sono tanti. Però in questo momento mi va più di ricordare quelli che hanno avuto meno possibilità di mettersi in mostra: Ischia, Temperino, Giacomini, Malaccari, giocatori che hanno giocato poco, Morante, Matteini, giocatori che hanno giocato poco ma che contribuiscono al buon andamento dello spogliatoio. Questa è una cosa fondamentale per poter fare qualcosa di positivo. Ultima battuta, mister, le chiedo un nome di qualche giovane che quest'anno l'ha impressionato, sia nella formazione primavera sia di quelli che ha portato in prima squadra. Ma i miei tutti, da Marchi Alessandro, a Malaccari, da Tulli, da Nolè, perché reputo giovani anche loro, a Pieri, a Kirillov, quelli che abbiamo sotto osservazione. Io ho sempre detto che noi abbiamo un settore giovanile gestito benissimo, che ha un futuro per una squadra sicuramente che ha bisogno del settore giovanile. E qui stanno facendo le cose fatte bene e i risultati si vedono. In bocca al lupo per domenica, mister. Grazie, lupo, grazie. Grazie. Siamo in compagnia di Pier Regonesi. Pier, ci siamo davvero? Il Rimini può ambire ad andare in Serie B, la partita di Giulianova però va affrontata con il massimo impegno e con la massima concentrazione possibile. Sì, può ambire ad andare a fare i playoff, poi bisogna giocarsela. Dipende da noi, fortunatamente, perché abbiamo un risultato a disposizione che è la vittoria, e quindi andremo lì domenica a giocarcela, sapendo che sarà la partita più importante dell'anno, perché nonostante un campionato altalenante fatto di alti e bassi, e adesso siamo dentro ai playoff e domenica abbiamo la possibilità, vincendo, di andarci lì a giocare. Ti aspettavi di arrivare a questo punto della stagione, in questa posizione di classifica? Speravi di ottenere qualcosa in più, magari un terzo, un secondo posto?
No, tenere qualcosa in più, forse sì, perché visti tanti punti e le tante trasferte perse, quello sicuramente, però nonostante tutto siamo ancora lì e questo ci deve dare ancora più fiducia e più morale. Poi arriviamo da un momento positivo dove stiamo bene sia mentalmente che fisicamente, quindi andremo a giocarcela alla grande. C'è qualche rammarico in base appunto alle trasferte che dicevi tu? Avete perso qualche punto di troppo a tuo avviso? Magari il mister ricorda sempre la trasferta di Pessina. Tu ti ricordi qualche altra partita dove secondo te non meritavate di perdere? Ma io penso che non bisogna guardare indietro, ma bisogna guardare avanti. Oramai quello che è stato, adesso ti ripeto, abbiamo questa grande possibilità e ce la giochiamo fino in fondo. Una curiosità per i tifosi e tutti si chiedono perché Regonese non segna più su punizione. Ma questo non so, speriamo, a parte che nonostante quel tiro fortuito ho segnato a Marcianise, quindi quest'anno mi sono sbloccato, però io mi auguro di avere il gol nelle gambe nelle prossime partite e quindi niente, sono fiducioso, però l'importante è che continuiamo come abbiamo fatto nelle ultime partite, perché abbiamo giocato bene, abbiamo ottenuto dei grandi risultati. Facciamo una battuta, un gol magari domenica a Giulianova su punizione per garantire l'accesso matematico a Rimini ai playoff e poi un gol valevole per la Serie B. Così divento capocannoniere in due partite solo. No, io ti ripeto, mi auguro che la squadra vinca, che continui a far bene come sta facendo, poi se arriva il gol da parte mia bene, però l'importante è che andiamo avanti. Io ho una curiosità personale, ti volevo chiedere, ti è mai arrivato in questo campionato la possibilità di qualche squadra di Serie B, da qualche squadra di Serie B o da qualche squadra di Serie A per andare a giocare in queste categorie superiori, oppure sei sempre rimasto fermo sulla posizione di rimanere qui a Rimini e non hai voluto nemmeno ascoltare queste richieste? No, assolutamente, non è arrivato nulla, neanche a gennaio, e quindi come sono solito fare sono rimasto concentrato su quella che è la mia situazione attuale, ovvero quella del Rimini. In bocca al lupo per domenica. Crepiti, ringrazio.